erano a posto! Gaia, è di sopra. Primo piano. Ci arrivi. Evitare il contatto, come no. No, doveva essere un colpo silenzioso. Doveva essere. Ho sbloccato un'abilità che mi permette di riprendere le trappole. Veramente utile, secondo me. Mi servirà. Vedo un cazzo così. Addio, idiota! Minchia, non è morto? Non puoi nasconderti dalla nostra ira! Aio. Ah, devo ucciderli proprio. Preparati al dolore. Questo era l'ultimo. Attenzione, non posso curare se la curare. Ripeto. O forse no. Ok, ci siamo coperti un attimo il culo. Quello è morto. Quello è morto. Via libera. E mi hanno dato le loro cazzo di armi pesanti. Muoviti. Devi trovare Gaia. Stai calmo. Io non me ne vado senza questa arma pesante. Ci metterò 3 anni, ma la voglio. Salve, sono Margot Shen e questo è Efesto. Come suggerisce il nome, sarà la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La sua forgia personale? Ma è un po' più complesso. Forse avrai notato che solo un terzo di voi è ingegnere robotico. Gli altri sono esperti in cognizione meccanica, euristica virtuale, eccetera. Beh, questo perché non saremo noi a progettare e assemblare i robot. L'ultima cosa che vogliamo è dover imporre a Gaia dei progetti datati del XXI secolo. Uno spreco di tempo. Il nostro scopo è dare a Gaia il potere di costruire robot. E non solo costruirli, ma idearli. Tutti i robot che le servono per qualsiasi scopo, progettati e fabbricati con uno schiocco di dita. Le sue di dita. Quindi, Efesto non è proprio la forgia. È la conoscenza della creazione e l'ingenuità di un fabbro che impugna un martello. Con
modificate come software, da creatività virtuale a reale. Gaia sta imparando. Nelle simulazioni ha realizzato creazioni interessanti con assemblaggio frattale e morfologia animale. I suoi progetti non possono ancora vincere il premio Liam, ma ehi, da qualche parte bisogna iniziare. Ok, sì, è ora di iniziare. Diamoci da fare. Non capisco. Quale parte? È un po' tecnica a volte. Se Gaia è stata progettata per salvare la vita, perché i robot attaccano le persone? Forse predilige alcune forme di vita ad altre. Lo squilibrio. Le macchine non sono state sempre ostili. Vero. La maggior parte era docile fino a 10-15 anni fa. Per anni, Efesto ha costretto i calderoni a creare macchine aggressive. L'ho visto io stessa. Nei calderoni. Inseguitori. Razziatori. Credo che sia questo. L'ufficio di Elizabeth Sobek. Ma... è chiuso. No, no, un'altra volta. Modo per entrare. Continua a cercare. Ancora l'eclissi. Fai attenzione. Mi dica, ha fatto bene a portarmelo dietro? Vado molto lento, con questo coso, ma... sai com'è? Ci metto molto di meno a ucciderli con questo e a camminare con questo che... andare con le mie armi normali e correre un po' più veloce. Ora mi sto chiedendo, ma le devo affrontare? No. Però io me la porto dietro, non si sa mai. Cioè, sono qua. Mi sa che invece sì, devo affrontarle. Che mi fa fare? In Apollo, porca puttana. La del genere umano e la fonte di conoscenza per le generazioni future. Sono Samina e Baji. Fino a poco fa dirigevo l'Istituto Internazionale per la Memoria Collettiva di Nuova Teheran. Da professionista della memoria, ho dedicato la mia carriera alla preservazione della conoscenza umana, delle imprese creative e delle conquiste culturali. Quindi Apollo rappresenta l'incarnazione massima della passione di una vita, anche se arriva nelle peggiori circostanze possibili. Ci attendono delle sfide smisurate. In particolare, dovremo progettare e implementare 4 importanti iniziative simultaneamente. La prima, la creazione di archivi dati nei centri culla nel mondo, assicurandoci della loro ridondanza. La seconda, la raccolta e l'elaborazione di 180 milioni stimati di data entry discreti. 42 zettabyte di dati in mandarino. Quanto? Inglese, spagnolo e arabo. La terza, il trasferimento e la codifica di tutti i dati in DNA conservato in fossili sintetici. Non potevate mettere solo l'inglese? L'unico mezzo abbastanza capiente. Ci spiavate un po' di roba. Proteggerlo dal deterioramento nei prossimi secoli. E infine, la quarta, lo sviluppo di un'interfaccia olografica e di un curriculum ludicizzato con cui gli umani del futuro interagiranno con Apollo, sbloccando moduli di apprendimento euristico, potenziando la conoscenza e le abilità per controllare il sistema di terraformazione. Questo è il futuro verso cui stiamo orientando i nostri sforzi. Non solo la conservazione del passato, ma il seme per la fioritura di un nuovo albero della conoscenza. Iniziamo. Ora sei a bordo. Ma erano tutte cose così semplicissime, no? Porca puttana. No, comunque, dover farla in diverse lingue, la stessa cosa, era un po' forse esagerato. Quello è uno specchio, non lo capisco. Davvero, mi ha vista? Pensavo di essere stata così stealth. Oh, headshot, bitch! Allo stronzo l'arma mia, meglio non farlo sparare. Ah no, l'altro è l'obiettivo, ok.
nuovo sola. Hop. In quella che doveva essere una caverna delle meraviglie. Guarda in giro, vedi se è rimasto qualcosa. Sì, è rimasta un'altra mitragliatrice. Grazie. Ma adesso che ci penso, tutte le persone che sapevano usare queste gliele hanno dato un Gatling tipo questo per abbattere le macchine. ADE, il protocollo di estinzione d'emergenza, la killer app definitiva. Ok, so cosa pensi. Lo scopo di Gaia è riportare la vita. Allora perché darle una funzione subordinata il cui scopo è spazzarla nuovamente via? Dai, andiamo, eh? È da pazzi, no? Hai sbagliato completamente, tu. Affatto. Ricostruire l'atmosfera è un lavoro difficile. Per quanto Gaia sia scaltra, potrebbe non riuscire al primo tentativo. Pensa di essere Gaia fra 200 anni e che la biosfera che stai creando è un macello. Alcalini alle stelle, foreste che scompaiono sotto tempeste che annegherebbero anche Noè. È il caos, una trottola che non smette di barcollare. Cosa faresti? Rilasceresti organismi di fase 1 in quel casino? Spereresti che CO2 e metano riequilibrassero il tuo lavoro? Cavolo, no! Quello che farai, Gaia, è farti da parte mentre Ade prende il comando e fa quello che tu sei troppo premurosa e benevola per fare. Cioè ridurre in cenere quella sottospecie di biosfera così che Gaia possa iniziare da capo. Ok, non in cenere. Invertendo i processi di terraformazione la soffocherà. Ma mi hai capito? Ade riazzera la biosfera. Tabula rasa, tela bianca. E poi, solo allora, riconsegnerà le redini a Gaia dicendole: riprovaci, ragazza. E questa volta ti conviene fare meglio, o dovremo ripetere. Questo è Ade. Un vero cattivone, se ci pensi. Estinzione su richiesta. Morte espressa. È per il bene superiore, ma comunque davvero cattivo. Molto bene, questo è Ade. Un salto nel vuoto. Ok. Se questo era lo scopo originale di Ade, perché vuole che io mi estingua? Ci servono altri... Pare che non ci sia un'altra strada. Ci servono altri dati, ma il fatto è che... Non lo so. Ti do il benvenuto a Elizia, corona e sovrana delle funzioni subordinate di Gaia. È da Elizia che la razza umana continuerà a esistere. Klein, l'alfa responsabile di questo programma. Va bene, vediamo di chiarire una cosa fin da subito. Elizia non è un progetto di ingegneria genetica. Il nostro obiettivo è preservare il genoma umano, non alterarlo. Uno spaccato della diversità genetica umana congelato nel tempo. La quintessenza genetica della nostra specie inalterata. Sotto la mia guida, le nostre attività e iniziative rispetteranno le norme sui cloni del 2034 e gli accordi di Rally del 2048. Questo può sembrarti... un eccesso di zelo strano, persino banale alla luce delle circostanze, ma come uno degli autori degli accordi, per me è tutt'altro che banale. Le sfide pratiche che ci attendono sono sconcertanti quanto a scopo e complessità, ma non insormontabili. No. Dalla raccolta e conservazione degli zigoti, il perfezionamento delle tecnologie esogeniche, la progettazione e il perfezionamento dei servitori, al nutrire e istruire il bambino nelle prime fasi del suo sviluppo, tutte queste parti del programma dovranno assolutamente procedere in tandem. Per non parlare poi della costruzione frenetica dei centri culla in tutto il mondo. Quindi... se siamo pronti, iniziamo. Iniziamo. In quanti? Un anno e mezzo neanche? Certo. I centri culla. Elizabeth aveva detto che una nuova generazione di umani sarebbe stata generata. Porca puttana. E
Esatto. Quindi la montagna della madre è una di essi. C'è un solo modo per esserne certi. Entrarci. Non si apre. Sembra a causa di un certo registro alfa danneggiato. Devo cercare nell'ufficio di Elizabeth. Pare che contenesse qualcosa. Qualcosa che è stato rimosso. Ah, così. Direi che qui c'è qualcosa di strano. Principale del registro alfa. Intatto? Sì, non vedo alcun danno. E allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta della madre. Aprirla ed entrare. E svelare i suoi segreti. Dove sono nata? Forse... forse chi mi ha dato alla luce? Chi? Sei davvero così sciocca? Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa al mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono... È vero. Sei tu, Aloy, a essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché? Perché sei stata creata? Già, perché dopo, quando ormai era già stato fatto tutto? Esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa. Ok. I dati sono stati copiati? Guarda chi c'è. Che cazzo? Una bomba. Ancora viva. Bene. Chi mi viene a salvare stavolta? Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!